In questa lezione vediamo come gestire la sala. Solo una parte delle criticità dipende da come organizzi il contenuto, che poi è la principale parte che ogni relatore considera tra i fattori di rischio. Però c'è la gestione dell'ingresso dei partecipanti, c'è la gestione delle criticità, c'è il post presentazione quando incontri i singoli partecipanti. Ecco, ancora prima c'è la gestione della sala. Ecco, una prima cosa che devi verificare è poter fare il controllo della sala dove andrai a presentare. Certo, potresti avere già una squadra di persone che lo sta facendo, ma se stai auto-organizzando una presentazione è fondamentale. Ti assicuro che devi prendere questo accordo con gli hotel. Perché mi è capitato spessissimo, anche in hotel di alto livello, di 4 stelle, avere criticità notevoli, non risolvibili nel momento. Non devi pensarci la mattina stessa della presentazione. Una delle cose da fare è sicuramente l'allestimento. Ecco, tutto ciò che deve essere su un palco deve servire a qualcosa. Se la lavagna a fogli mobili non la utilizzi, non dovrebbe esserci. Se non proietti nulla, lo schermo IR potrebbe anche essere eliminato. Se non hai alcun bisogno di avere un supporto fisico perché non devi mettere chissà cosa sui tavoli, toglilo, perché crea solamente una barriera. Puoi verificare però alcune cose, specialmente sulle sale nuove, quelle in cui non hai mai presentato. E devi verificare l'audio e i dispositivi che utilizzi. Vediamo innanzitutto il palco. Ecco, sali sul palco, renditi conto dell'altezza del palco. Per esempio, qui c'è, non mi pongo grandi problemi di visibilità della platea. Se però non avessimo avuto un palco effettivo, allora dovrei pormi una questione di posizionamento. No, poniamo che questa sala, siamo in una sala equivalente senza il palco. Ecco, qui sicuramente in una platea di questo tipo posso essere considerato visibile. Sono visibile da buona parte della platea, un po' da tutti, forse c'è qualche posto in fondo che non lo consente di fare. Ma già se mi ponessi in una modalità un po' più angolata, no? Avessi un posizionamento qui, quindi voglio creare contatto con questa area della platea, probabilmente avrei una visibilità minore da parte delle ultime file. Tutto ciò che riguarda la visibilità deve essere considerato. Se sei in una sala nuova, vai a posizionarti nell'ultima fila, perché se intendi riempire la sala, tutti i posti saranno occupati. Dovresti considerarli, vai a posizionarti proprio nell'ultima fila. Vedi come si vede? Come si vede lo schermo dell'ultima fila? Anzi, prendi proprio il posto più defilato. Ti assicuro, non è detto che il partecipante che in ultima fila sia meno attento di quello in prima fila. Magari ha meno voglia di stare proprio di fronte al docente, potrebbe avere tutto l'interesse. Allora, poniamoci qui. Vedi? Allora, noi siamo qui, siamo una visibilità non tra le migliori. Già da questa visibilità io mi porrei un paio di domande. Uno, vedi la lavagna a fogli mobili? Già ha un orientamento non di grande visibilità. È inclinata da uno dei lati. Quindi sicuramente la persona che è posizionata sul lato destro della platea già soffre un po' la visibilità della lavagna. Se io non vedo con i miei occhi la distanza, non vedo esattamente la visuale del partecipante, potrei fare degli errori banali ma che riducono la comprensibilità. Per esempio, a questa distanza, con questa platea, con quella lavagna lì, quanto grande devo scrivere affinché sia chiaramente visibile? Chiedere anche perché preferire una lavagna a fogli mobili rispetto a uno schermo grande. Deve esserci un motivo forte nel modo in cui presenti i contenuti, cioè se non devi disegnare a mano libera, produrre degli scritti che siano creati dai partecipanti, non ha senso usare la lavagna in questa disposizione particolare. Poi, un'altra cosa che io di solito a vista d'occhio faccio quando vado a presentare in delle sale, allora mi chiedo come sono disposte le casse audio. Ci sono delle casse audio disposte in una platea grande che possano considerare un buon ascolto da parte di tutti? In questo caso sì, vedete lì sopra, lì abbiamo delle casse, banale, ma sono distribuite. Se non fai così, se non c'è questa distribuzione, cosa succede? In prima fila si sente fortissimo, dietro non si sente. Un'altra cosa che faccio sull'audio è la seguente. Dobbiamo attrezzarci con la parte audio, col microfono.
Ecco, questo devi considerarlo attentamente. Qui siamo in una sala, per esempio, è una sala che uso spessissimo, in cui mi trovo bene. In una sala in cui, volendo, potresti anche parlare senza microfono. Però attenzione, sei in grado di reggere 8 ore con un volume sostenuto? Sei sicuro che dall'ultima fila ti sentano benissimo senza avere un microfono? Con questo devi chiedertelo, è meglio se con un'altra persona propria, appunto con l'aiuto di qualcuno, a verificare se il tuo volume sia sufficientemente buono per arrivare nitidamente all'ultima fila. Se no, devi andare col microfono. Ricorda però che hai vari tipi di microfono, per esempio puoi avere questo qui fisso, ottimo, devi verificare uno che abbia un'ampiezza sufficientemente buona, cioè che non sia super direzionale. Se è veramente direzionale rischi che l'audio funzioni a metà, appena ruoti la testa non funziona più. Due, ti limita un sacco i movimenti, rende più statica la tua presentazione, cioè non puoi muoverti e catturare l'attenzione di parti della platea perché ti stai spostando, devi stare lì fisso. Oppure il microfono a gelato ti forza, ti blocca un braccio, puoi gesticolare con un braccio solo, questo può essere un fattore di rischio, ti rende meno espressivo, ok? Come se forzassi qualcuno a parlare tutto il tempo tenendo le braccia chiuse e bloccando i movimenti, qualcosa che limita anche le presentazioni, anche l'espressività. Un'altra cosa che ti consiglio di valutare è nel tipo di presentazione che stai proponendo, c'è bisogno che le persone prendano tante annotazioni oppure no? Beh, se sì, devi andare a verificare le ribaltine, andare a verificare che la persona abbia un supporto sufficientemente grande per poter scrivere. In questo caso, sì, ci siamo, per esempio, però se uno non vede di persona le sale, non vede, per esempio, come sono organizzate, beh, qui ce l'abbiamo un supporto che può uscire, che non dà fastidio, nel senso che non devi necessariamente tenerlo, ecco, se una persona vuole stare libera può non metterlo, però per esempio anche qui, banalmente, se tu non prendi in considerazione questo aspetto, non visiti la sala e non so, per preparare, per dare dei supporti su cui scrivere, dare dei fogli semplici in A4, una cartellina, questo è assolutamente scomodo per scrivere, non dà alcun sostegno. Non è uno spazio molto grande, molto buono che ci sia, ma se non lo verifico, puoi creare queste piccolissime cose che comunque risultano scomode per il partecipante che voglia raggiungere, ottenere qualcosa con quel corso nella modalità in cui ritiene. Questi sono alcuni dei fattori chiave da considerare, ma sicuramente devi anche valutare tutti gli aspetti legati alla proiezione. Banalissimo, una persona prenota una sala, magari utilizza questo assioma automatico per cui se un hotel ha un certo numero di stelle allora funzionerà tutto, non si chiede la potenza della proiezione. È ovvio, alcune sale ti dicono anche esattamente qual è la potenza, ma bisogna assolutamente provarle. Uno, in base alla potenza che hai di un proiettore, l'immagine che proietti può essere più o meno nitida, ok? Però, finché non la provi, tu non sai, per esempio, se queste luci qui sopra possono ostacolare la visione. Allora devi chiederti cosa faccio. Spengo le luci qui di fronte, ok? E vedo se la proiezione si vede sufficientemente bene oppure no. Così buio sicuramente si vede. Qui puoi anche spegnere i faretti. Però se non lo provi, non lo sai. Anche in qualsiasi altra sala, tu potresti avere un proiettore potentissimo, magari sei sala piano 1 con le finestre aperte, con la luce naturale. Secondo te quello stesso proiettore con la stessa potenza proietta allo stesso modo? Potrebbe essere di no. E soprattutto, ogni proiettore non proietta come uno schermo, devi avere un proiettore cinema, è estremamente raro. Il modo in cui è costruito, le tue presentazioni utilizzano un grande livello di contrasto nel testo o sono grigio scuro su grigio chiaro, la visibilità sarà scarsa. E questa è una buona regola, ecco, dovresti verificarlo prima, vedendo la sala, e dovresti provare le tue slide, il tuo audio, su quel proiettore, in quella sala, ci metti 10 minuti, ti conviene farlo. È sempre bene avere una buona relazione con gli organizzatori, gli host della sala, le persone che ti seguiranno, chiedere chi è
la persona da interpellare in caso di supporto tecnico, se è presente, e essenzialmente cercare di capire effettivamente quali competenze abbia, perché in caso di imprevisto, all'interno di una lezione, un proiettore che si blocca, un qualsiasi elemento tecnico, devi poter rispondere a questa criticità in poco tempo. Se non sai chi è, rischi di impiegare del tempo al centro della lezione, rovinarla per un fatto puramente tecnico e non legato al contenuto della presentazione.